Prete Rinaldo vi saluta, mettiamoci insieme in ascolto. Vangelo di Luca, capitolo 5, versetti dall'1 all'11. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Che grande questo movimento di vita che si crea attorno a Gesù. Sì, Gesù insegna dappertutto. Non chiudiamolo in chiesa. Apriamo tutti gli spazi, i luoghi, i mezzi. È così bello. È stato bello quando per le feste di paese o anche per le necessità del Covid abbiamo potuto celebrare e predicare all'aperto. Dio ti raggiunge dove vivi, dove lavori, dove soffri. E poi, se vorrai, potrai seguirlo. E diciamo un grazie speciale a Telepace che ci permette di offrire la parola di Gesù, addirittura di riceverla in casa, e non solo di domenica, ma tutte le ore. Anche per Pietro e per i compagni l'incontro decisivo avviene sul lavoro, in riva al mare. Pietro è un buon pescatore, esperto, ma non ha preso nulla. E Gesù gli dice: «Prendi il largo e buttate», come, perché cambia il soggetto, no? Tocca a te prendere l'iniziativa e poi fatti aiutare a buttare le reti. E Pietro si fida e poi si arrende quando vede il risultato. È proprio un gamba Gesù, è persino più bravo di lui a pescare. Ma il primo stupore non basta. Li chiama con lui: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E qui ci sorprende un po' che Gesù scelga così i suoi collaboratori. Sta scritto in Gregorio Magno, altri. C'è chi l'avrebbe detto che dei semplici pescatori avrebbero portato Gesù al mondo intero. La qualità necessaria è fidarsi. Anche noi, come Pietro, diciamo: «Non ho molto da offrirti, ma sulla tua parola
Sulla tua parola getterò le reti, prendo largo. E lo dice anche a noi oggi, prendi largo. E io rispondo, non so manco nuotare. Ma se tu mi chiami, se tu mi mandi, ci provo. Non sono preparato, non sono attrezzato, non sono capace. Vieni con me, sarai pescatore di uomini. Che ebbrezza. Fratello o sorella, lasciati chiamare e mandare. Prima di tutto, lo stupore è lui che si fida di te e ti chiede di affidarti. Non dovrai portare la tua bravura, le tue doti, eccelse o meno. Dovrai portare a lui e portare lui, farlo incontrare. È lui che sa pescare ognuno al momento giusto. Prendi il largo anche col mare brutto che è questo mondo, non aspettare che diventi gradevole, simpatico. È proprio qui che c'è bisogno di Gesù adesso. Che stupore grande, Gesù vuole avere bisogno di te. Buona risposta.